La storia intanto la storia è stata la fortuna di trovarlo, questo inedito, perché insomma un inedito di Giorgio Gaber è una cosa importante. Poi ci siamo accorti, ed è stato molto facile, che la canzone è bella, è potente, è ironica, è pienamente Gaber, no? Lui l'aveva tralasciata per ragioni tecniche, per ragioni di arrangiamento, per ragioni, quindi, ma aveva tutta l'intenzione di realizzarla, e l'abbiamo realizzata a distanza di tempo. È una grande canzone di Giorgio Gaber. In che cosa pienamente gaberiana? Come ho detto, nell'ironia, nell'autoironia e nell'intelligenza, cioè è il Gaber che ci possiamo aspettare, cioè che tutte le persone che amano le canzoni, la musica di Giorgio Gaber si possono aspettare, non è niente di meno. Fare un nuovo disco di Giorgio Gaber dopo 15 anni è diverso, com'è? Allora, è una bella responsabilità mettere come dire, le mani sul repertorio di Giorgio Gaber. L'abbiamo fatto con una grandissima cura, ovviamente, con grandissima attenzione, ma anche con grande amore e affetto, perché si è trattato di lavorare, per esempio, sulle canzoni del primo periodo. E nel primo periodo Gaber ha inciso delle canzoni meravigliose. Era man mano che procedevamo con questo che io chiamerei restauro delle canzoni, restauro tecnico, e ci divertivamo moltissimo perché si passava da una meraviglia all'altra. Insomma, è un, quando si dice, può sembrare retorico, ma quando si dice è un privilegio lavorare con un materiale del genere, beh, vi assicuro che invece è stato un privilegio davvero. Per Gaber, che è una delle manifestazioni principali, insieme al Festival Gaber della Fondazione, realizzata ogni anno insieme al Piccolo Teatro con il sostegno del Comune, è una manifestazione che ha portato grandi progetti alla Fondazione. Sono nati a Milano per Gaber lo spettacolo di Neri Marco Re, lo spettacolo di Luca e Paolo, e l'anno scorso è nato questo progetto. Ivano Fossati è venuto a fare un incontro al Piccolo Teatro condotto da Paolo Dal Bon. Alla fine dello spettacolo ha detto: ma cosa dite se io avrei voglia di fare un disco, cosa ne dite? Ha detto: noi siamo onorati che tu abbia voglia di farlo, era il regalo più grande, inatteso, la sorpresa più grande che ci potesse fare. E quindi insomma è nato ancora una volta il progetto più importante, che per noi è quello di questo disco per questo 15° anniversario. Avevamo nel cassetto un unico inedito di mio papà, una canzone che quando abbiamo iniziato a parlarne con Ivano ci sembrava divertente e attuale, ma che poi mentre Ivano ci lavorava e poi ci racconterà lui come ha fatto, è diventata non solo attuale, ma direi abbastanza sconvolgente, sembra veramente scritta ieri mattina. Questa è l'operazione principale, alla quale seguirà un ciclo di incontri che partirà proprio dal Piccolo Teatro il 27 e che poi girerà l'Italia con la collaborazione di Eni, il progetto Eni Scuola, proprio secondo il primissimo desiderio di Ivano, che è quello di coinvolgere il maggior numero di studenti, e anche proseguendo sul solco delle iniziative che ogni anno facciamo nelle scuole, grazie a mio figlio, nipote di Gaber, che è qui presente, che va tutte le mattine possibili a fare queste lezioni spettacolo nelle scuole. Ho operato questa scelta simbolica molto importante di presentare la manifestazione che annualmente Milano dedica a Giorgio Gaber proprio in questo luogo, che come vedete è un cantiere in corso di svolgimento e che porterà alla fine alla restituzione alla città di questo teatro con la intitolazione a Giorgio Gaber. Non soltanto per il legame fortissimo che Gaber ha avuto proprio con questo luogo dal punto di vista fisico e dal punto di vista artistico, ma perché ci sembra molto giusto dedicare uno degli spazi teatrali più importanti, musicali, più importanti della città a un grandissimo artista della nostra Milano come Giorgio Gaber. Oggi ci troviamo in una conferenza stampa atipica non soltanto per la collocazione, che è quella appunto del teatro,
ma perché insieme al calendario delle iniziative per Giorgio Gaber annunciamo e presentiamo un progetto estremamente importante che vede protagonista Ivano Fossati, che è ospite d'onore evidentemente di questa nostra conferenza stampa di presentazione. Come giustamente ricordava Dalia, le circostanze climatiche inducono alla sintesi, ancora di più di quanto non siamo già abituati dalle nostre caratteristiche milanesi, per cui andrei avanti con il proseguimento della presentazione del programma secondo la scaletta. Versano, taglia, lo incrocia e qui dentro partecipano anche al venerdì mattina alle scuole in visita per vedere questo luogo che sta pian pianino tornando alla città. Vengono qua i consiglieri dei municipi, vengono qua a far visita anche altri soggetti, altre imprese. È diventato un luogo vivo prima ancora di essere riaperto completamente al pubblico. Mi piacerebbe che Francesco Maggiore con l'impresa Garibaldi, Fondazione Dio Guardi, ci raccontassero rapidamente questa cosa, ma per dirvi che riusciamo a far diventare questi luoghi vivi e non solamente dei punti di sospensione scomodi, come solitamente sono i cantieri della città, proprio mentre i lavori si stanno svolgendo e sono in corso. È un elemento che ci sembra importante evidenziare con voi, rendendovi partecipi tutti di questa operazione un po' particolare, strana e sperimentale che abbiamo deciso con Fondazione Dio Guardi di far partire.